Soul Brother number one. Che c'è un altro focolaio. Sì. Oltre a quello di Boston. No, io non capisco la sua riluttanza. Il centro profilassi e il nostro istituto sono gli unici capaci di combattere questo virus. Per questo voglio partire stasera. Hanno bisogno di tutto l'aiuto che... Piacente, se non si può. Ma si può sapere perché mi vuol tenere lontano da quel punto? Non è un problema militare. Ah no? Il centro è in azione, fagli fare il loro lavoro e poi noi non abbiamo uno statuto. Al diavolo lo statuto, che c'entra lo statuto? Sta morendo della gente. Lei è sempre un medico, ci conosciamo da 20 anni. Sì, è vero, Sam, ma io sono il tuo capo e anch'io ho un capo, chiaro? Chiami McClintock, che si metta su un aereo prima che uccidiate un sacco di gente. Fermati qui prima di dire altre cose di cui potresti pentirti amaramente e non dimenticare con chi stai parlando. Beh, allora me lo dica lei, perché io a questo punto non lo so più. Sto parlando con l'istituto, col Pentagono, la CIA, con quello stronzo di McClintock, Dagway. Dimmelo tu con chi sto parlando. La conversazione è finita. Me lo dici con chi sto parlando? Tu parti per il Nuovo Messico domattina. Ti suggerisco di andare a casa a fare le valigie, colonnello, e ti suggerisco di farlo subito. Listen up, y'all, you're listening to Prezioso Goes to Hollywood. Prezioso Goes to Hollywood. Prezioso Goes to Hollywood. On Radio DJ. La visione radiofonica state seguendo Prezioso Goes to Hollywood. Questa sera virus letale.